Amici telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di RTC Quarta Rete. Quest'oggi in apertura al nostro telegiornale Cava dei Tirreni. Il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, questa mattina ha visitato la manifattura tabacchi di Cava. Oltre a rassicurare le maestranze circa il loro futuro occupazionale, con i vertici di MST si è parlato anche di uno sviluppo dell'attività produzione. Siamo qui ovviamente per rassicurare tutti quanti sul fatto che non solo lo stabilimento rimane in piedi, ma si sta lavorando addirittura per uno sviluppo delle attività di fabbrica anche esterne legate all'azienda che ha creato questo stabilimento. Con queste parole il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca ha voluto rassicurare i 114 lavoratori dello stabilimento Manifatture Sigaro Toscano di Cava dei Tirreni, dopo le voci che si sono susseguite nelle scorse settimane in merito a possibili stravolgimenti degli assetti societari e che avevano generato qualche preoccupazione tra le maestranze. Stamane infatti Manifatture Sigaro Toscano ha aperto le porte del suo moderno stabilimento metelliano al presidente della regione Vincenzo De Luca per una visita ad una delle più significative realtà produttive di eccellenza della regione Campania, in cui vengono prodotti oltre 100 milioni di sigari l'anno. Dal 1912 Cava dei Tirreni è una delle sedi principali di produzione dei sigari a marchio toscano. Realizza infatti una gamma di sigari, soprattutto aromatizzati, destinati sia al mercato nazionale che a quello estero, che negli ultimi anni registra una costante crescita. Nel 2019, infatti, circa il 25% dei sigari prodotti nella città metelliana sono stati venduti in tutto il mondo. Quello di via Pasquale Atenolfi, che si sviluppa su una superficie di 22.000 metri quadri, è uno stabilimento all'avanguardia, in cui sono presenti un impianto di cogenerazione a metano di ultima generazione ed un impianto fotovoltaico, grazie al quale si evita ogni anno l'emissione in atmosfera di 161.000 kg di CO2. Ora l'attenzione è rivolta al futuro, con un incremento dell'attività produttiva. Abbiamo l'azienda manifattura dei tabacchi di Cava, che è un'azienda che occupa 150 lavoratori, è un'azienda avanzata, nel senso che negli anni passati anche la direzione di questa azienda si è mossa con intelligenza, un sistema di filtraggio delle emissioni in atmosfera, pannelli fotovoltaici. Vi è una ricerca scientifica in corso per quanto riguarda i tabacchi che vengono utilizzati, quindi c'è una grande attenzione anche al tema della salute, e dunque dobbiamo andare avanti così, andare avanti riqualificando sempre di più questo stabilimento, e abbiamo voluto tranquillizzare i lavoratori: non ci sarà nessuna interruzione di attività o riduzione di attività. A guidare la visita del presidente De Luca, l'amministratore delegato di MST Stefano Mariotti. Presente anche il sindaco di Cava dei Tirreni Vincenzo Servalli ed il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese. Ma guarda, le voci che sono state nei passati giorni, nelle passate settimane sul Cava dei Tirreni sono assolutamente infondate. La volontà dell'azienda, la direzione dell'azienda è sempre stata di una azienda in crescita, in forte crescita soprattutto sul settore degli aromatizzati e degli ammezzati che vengono fatti qui a Cava dei Tirreni. I nostri sigari più esportati è il sigaro toscanello al caffè, che viene prodotto qui a Cava dei Tirreni. Quindi diciamo che le voci che sono uscite sono state solamente voci su cui noi non ci hanno mai avuto un fondamento importante, quindi siamo stati assolutamente contenti di avere la visita del presidente, che si è aggiunta anche all'incontro del nostro presidente con il sindaco dei Cava dei Tirreni, in cui abbiamo assolutamente smentito qualsiasi di notizia non positiva su questo sito. Dico notizia non positiva perché in realtà le notizie sono assolutamente positive, sia di crescita del business degli aromatizzati qui a Cava dei Tirreni e quindi anche di nuovi investimenti che stiamo facendo rispetto in aggiunta a quelli che storicamente Manifattura Sigaro Toscana ha fatto qui su Cava dei Tirreni. Nel corso del suo intervento il governatore inoltre ha fatto riferimento anche alla vicenda che riguarda l'area dell'ex manifattura di Viale Crispi ed in particolar modo alla possibilità di realizzare interventi di housing sociale, oltre che ad un radicale intervento di riqualificazione urbana con la realizzazione di un parco verde. Nel nuovo PUC infatti è previsto che i diritti edificatori e i relativi indici saranno trasferiti in un'area indicata nel piano attraverso il meccanismo della compensazione urbanistica.
stiamo ragionando con il Comune di Cava su un programma di riqualificazione urbana che riguarda la manifattura tabacchi e il Comune, nel senso che c'è un vecchio stabilimento che è nel cuore della città di Cava e il Comune sta cercando di rilevare una parte di quell'area per fare edilizia sociale. E qui ovviamente è indispensabile, come sempre, l'intervento della Regione, perché dovremo finanziare come Regione questo programma di realizzazione di housing sociale, cioè di alloggi a basso prezzo da affittare ai meno abbienti. Quindi è una bella mattinata, riconfermiamo la vitalità e la prospettiva dello stabilimento di Cava e in più aggiungiamo anche un programma di riqualificazione urbana che può coinvolgere manifatture tabacchi, Comune e Regione. E proprio il governatore De Luca, a margine della visita alla manifattura di Cava, si è soffermato sui risultati delle elezioni regionali che si sono svolte domenica in Emilia-Romagna e Calabria. Si sono svolte ieri le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria. Prima del voto entrambe le regioni erano amministrate dal centro-sinistra. In Emilia-Romagna è stato confermato il governatore Stefano Bonaccini, mentre in Calabria ha prevalso il centrodestra con Iole Santelli. Il PD, oltre ad essere risultato il primo partito in Emilia-Romagna, con quasi il 35% delle preferenze, è stato, nonostante la sconfitta elettorale, primo partito anche in Calabria. A commentare i risultati positivi del Partito Democratico, che potrebbero aprire nuovi scenari in vista delle elezioni regionali previste in Campania in primavera, sono stati il governatore Vincenzo De Luca e il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese. Al di là delle bandiere politiche, credo sia stata una vittoria della civiltà, della serietà in politica. Io credo che viviamo da troppi anni in un clima di tensione continua, di aggressività continua, perfino nel linguaggio. Credo che l'Italia abbia bisogno di serenità e abbia bisogno di ritrovare una serietà anche nella vita politica che abbiamo in larga misura perduto. Bisogna cominciare a ragionare sui problemi che riguardano i cittadini, le famiglie, meno chiacchiere sui partiti, le coalizioni di partito e più attenzione alle cose concrete che si fanno. Il tentativo che ha fatto Salvini di politicizzare la vicenda emiliana si è rivelato un tentativo del tutto sbagliato. È evidente che i cittadini emiliani hanno premiato chi ha lavorato sulla sanità. Ho visto anche con grande soddisfazione che nel programma di Bonaccini è stato assunto uno degli interventi che la Campania ha fatto già da 3 anni, e cioè il trasporto gratuito per gli studenti. È stata una bella giornata, un richiamo per tutti quanti alla serietà, alla serenità anche del dibattito politico e soprattutto a parlare di merito, dei problemi, non della politica politicante, perché questa ha stancato ormai gli italiani. Una bella vittoria, comunque c'è stata competizione, però 7-8 punti di distacco tra Bonaccini e la candidata della destra sono, come dire, un buon risultato. La Lega voleva espugnare anche l'Emilia, non ci sono riusciti. Il governatore De Luca, un po' come Bonaccini, è un uomo del fare, ha prodotto sviluppo, opportunità per gli enti, per i cittadini, e sono sicuro che anche i cittadini della Campania premieranno un uomo politico che, diciamo, ha fatto tanto per queste nostre realtà. De Luca si è soffermato inoltre sul risultato negativo del Movimento 5 Stelle. C'è un risultato per i 5 Stelle che è quello che è. Io mi auguro ovviamente che l'elettorato 5 Stelle voglia dare una spinta ragionevole al rinnovamento dell'Italia. Parliamoci chiaro, in questo decennio i 5 Stelle hanno espresso anche una spinta verso il rinnovamento, la modernizzazione dell'Italia. Poi questa spinta si è caricata di troppi significati ideologici, di un'aggressività sbagliata, perfino di un linguaggio sbagliato. Ma io credo che non dovremmo perdere quella spinta alla innovazione politica, alla modernizzazione dell'Italia. Io personalmente credo di continuare a dialogare con l'elettorato 5 Stelle,
lasciamo perdere i gruppi dirigenti dei vari partiti, io voglio parlare ai cittadini, voglio parlare a quelli che hanno votato 5 Stelle per cambiare l'Italia. E ragionando voglio spiegare che è esattamente quello che stiamo facendo nella Regione Campania, e dunque chiederò il sostegno convinto alle iniziative, alle scelte politiche che stiamo facendo. Credo che stiamo facendo un lavoro davvero importante che merita di essere sostenuto e incoraggiato. Andiamo avanti con la sanità. Ritornano i riflettori sull'ospedale di Cava dei Tirreni. Ora a parlare è la CISL, che ha illustrato le criticità del nosocomio metelliano. Scopriamo quali sono nel servizio che segue. L'ospedale di Cava dei Tirreni ritorna al centro delle discussioni. Non si placano infatti le polemiche relative alle criticità del nosocomio metelliano, che secondo il delegato della CISL FP Salerno, Gaetano Biondino, sembrerebbe non far parte dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. In una nota stampa, il sindacalista illustra di proprio pugno, punto per punto, le problematiche del Santa Maria dell'Olmo. La mancanza di personale, soprattutto al pronto soccorso, impedisce di svolgere con serenità il proprio lavoro ai soli 3 medici chirurghi costretti ad orari e turni serrati, non potendo in ogni caso garantire tutti i servizi all'utenza. Una situazione, secondo Biondino, che va di male in peggio. Allora, di male in peggio perché in tutti i miei appelli fatti precedentemente non sono stati accolti da nessuno. Quindi ho voluto uscire con questo comunicato stampa per portare all'attenzione la radiografia dell'ospedale a tutti gli utenti cavesi e non e al personale, perché veramente ci troviamo in una situazione di niente di chiusura per consunzione, perché il personale non ce la fa più, è stressato da turni veramente sopra ogni regola e quant'altro, quindi si eroga una cattiva sanità perché il personale è stanco ed è in forma ridotto rispetto all'organico. Allora, le criticità abbiamo la situazione del pronto soccorso con i chirurghi che da oltre due mesi, no? E non ci danno una soluzione e ci lasciano al nostro destino. Grazie anche ai chirurghi della chirurgia che con attaccamento all'ospedale stanno cercando di dare una mano, ma anche loro purtroppo sono umani e quindi non ce la fanno più a reggere quei turni. Ed ancora manca la presenza degli operatori sociosanitari nei reparti che, coadiuvando infermieri e medici specializzati, garantiscono la cura dei pazienti che ad oggi si trovano soli, soprattutto in diverse ore notturne. Abbiamo personale mancante dappertutto. Di notte abbiamo un solo osso al pronto soccorso, quindi l'intero ospedale è scoperto, cose che neanche in Africa si verifica una cosa del genere. Quindi loro ci dicessero quale direzione vogliono far prendere l'ospedale di Cava, così noi ne prendiamo atto. La sigla sindacale punta il dito contro la direzione strategica dell'azienda per un impegno che, secondo loro, non soddisfa le esigenze della popolazione. La CISL sono anni che chiede queste cose. Purtroppo abbiamo una direzione strategica che è distratta e sorda a questi problemi, perché io mi aspetterei, no, allora quantomeno di essere smentito su quelle che ho detto, le smentite da quanti anni faccio queste cose non so dove arrivare, quindi è palese che quello che dico corrisponde al vero. Non si è ancora capito che i presidi Cava, San Severino fanno parte dell'azienda, si fa ancora discriminazione, questo è un dato di fatto, voglio dire, di che vogliamo parlare. È stata fatta brillare ieri nel mare di Salerno una bomba trovata al porto della città capoluogo, vediamo. Non era da escludere che nelle acque del porto salernitano potesse esserci ancora qualche residuo bellico e così come qualche anno fa, anche questa volta nel corso dei lavori di dragaggio del porto di Salerno è venuta alla luce una bomba d'aereo da 100 libbre di costruzione statunitense risalente al secondo conflitto mondiale con all'interno circa 28 kg di tritolo. Sono stati i palombari del gruppo operativo subacquei del comando subacquei di incursioni della Marina Militare distaccati presso il
il nucleo sminamento difesa antimezzi insidiosi di Napoli, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Salerno e sotto il coordinamento della Prefettura, a far brillare nel corso della mattinata di ieri a mezzogiorno l'ordigno bellico rinvenuto dalla Draga durante l'aspirazione della sabbia dai fondali dello scalo salernitano. L'ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, di fabbricazione americana e contenente, come dicevamo, circa 30 kg di esplosivi, è stato identificato, rimosso dalla nave Breidel e trasportato a largo di Capo d'Orso in una zona di sicurezza individuata dall'autorità marittima in collaborazione con il responsabile delle operazioni di brillamento. La zona di mare è stata interdetta a qualsiasi attività mediante l'emanazione di un'apposita ordinanza da parte della Capitaneria di Porto di Salerno, che ha provveduto, mediante le proprie motovedette, ad assicurare l'indispensabile cornice di sicurezza nell'area interessata. Le operazioni si sono svolte in breve tempo, prevenendo ogni potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione. Sport, calcio, in Serie C, Girone C, vediamo i risultati della 23esima giornata. La sfida al vertice tra Regina e Bari si è conclusa sull'1-1. L'altra sfida di vertice tra Monopoli e Ternana è terminata 0-0. La Paganese, prossima avversaria della Cavese, è stata superata 2-0 dalla Virtus Francavilla. Piuttosto a sorpresa spicca il KO della Casertana a Rieti. C'è anche il pareggio 1-1 tra Avellino e AZ Picerno. E qui arriviamo proprio al risultato della Cavese, che si è imposta 1-0 ieri a Castellammare di Stabia nei confronti del Teramo. I gol di Matino. La classifica, come si può vedere, ci mostra una Regina ancora in testa, con 6 punti di vantaggio sul Bari. Ora i punti degli Amaranto sono 53. Inalterati anche i vantaggi su Ternana e Monopoli, che hanno pareggiato. La Cavese, che ha battuto il Teramo, lo vedete, è decima in classifica con i suoi 31 punti, 2 in più della Paganese, che ne ha 29. Poi c'è l'Avellino a 28 punti, così come la Casertana. Tutte e due ancora al sicuro dal pericolo play-out. Quindi la Cavese ha avuto la meglio sul Teramo, vincendo di misura. Vediamo qualche immagine. La Cavese si è riscattata. Dopo la sconfitta di mercoledì scorso col Picerno, i biancoblu hanno battuto il Teramo per 1-0, giocando un'ottima partita dal punto di vista tattico e sapendo quindi limitare avversari degni della posizione playoff nel campionato di Serie C. Il gol di Matino, segnato al 57esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, consente quindi alla squadra di mister Campilongo di salire a 31 punti in classifica, in decima posizione e con un vantaggio rassicurante rispetto alla zona play-out. L'elemento più atteso tra gli abruzzesi, Francesco Bombaggi, ha colpito un palo al 66esimo, ma in area di rigore metelliana il Teramo ha fatto molto poco, nonostante un certo possesso palla. Per Campilongo 10 punti nelle ultime 5 partite di campionato, va bene così. Adesso c'è il calciomercato, che durerà fino alle ore 20 di venerdì 31 gennaio, con le ultime trattative che dovranno essere concluse all'Hotel Sheraton di Milano. La Cavese è in cerca di un terzino mancino e forse anche di un centrocampista. Teramo ieri in silenzio stampa. I protagonisti che si sono presentati in sala stampa a Castellammare sono solo quelli di marca Cavese, ossia l'allenatore Salvatore Campilongo e il difensore Lino Marzorati. Abbiamo cancellato un po' una prestazione non all'altezza di questa squadra che sta crescendo molto. E abbiamo preso, non lo so, però io credo che forse la partita col Picerno è nata dopo 2 vittorie e quindi è venuta il mercoledì, non abbiamo avuto tempo per prepararla, mi ripeto le stesse cose. Ma oggi l'importante è che abbiamo dato una grande risposta sotto il piano, non solo sotto la prestazione, ma anche credo sul piano dell'intensità, di non concedere poco o nulla a un Teramo forte, perché poi questa è una squadra che ha grande qualità, c'ha giocatori che hanno il DNA, il gol, sono forti, sono bravi, una squadra costruita. Se io penso che oggi ho 31 punti e il Teramo ce ne ha 34, qualcosa di buono stiamo facendo. Io credo che la squadra, quando ha questi atteggiamenti e gioca così stretta, così corta, nei 40 metri, diventa difficile imbucarla. Non è facile, perché ormai ha trovato questi equilibri in questo sistema di gioco
che ti permette. Poi magari oggi abbiamo un po' sofferto perché magari non avevamo quegli strappi di Russotto, di Spaltro, di qua e di là, però abbiamo avuto la capacità di mettere anche alcuni attaccanti, per esempio come di Roberto e Mazza, nell'uno contro uno con gli avversari. Da una curiosità, noi dovremmo giocare la prossima partita di sabato, come vede questo fatto che la gara con la Paganese arrivi 24 ore dopo la chiusura del calciomercato? Era già capitato in passato di giocare una gara così importante? No, non mi era, credo, a me non mi è mai capitato, però beh, comunque la partita è sia per noi, forse la Paganese che ha giocato a Francavilla magari ha questo viaggio in più, ma alla fine voglio dire non cambia niente. Sì, può ma il mercato in generale, questo mercato così lungo, può togliere un po' di energie, no, alla squadra, questo sicuramente, a un gruppo. Io spero, speriamo che venerdì, quando è finito, ci possiamo, ecco, ricompattare, scegliere quei 22-23 giocatori più i giovani e formare questo gruppo e andare fino alla fine del campionato lavorando con questo gruppo, che secondo me è un gruppo di grande lavoro, di grandi ragazzi, dove ognuno comunque si stanno sacrificando e stanno facendo veramente bene. E se lo porta a salvezza, quanto è? Ma io credo che sia abbassata anche tanto, io credo così 40 punti, ma adesso voglio dire, se il Leonzio dovesse perdere domani col Catanzaro, siamo lasciando dei punti così lontani, no? Ma noi non ci dobbiamo mettere limiti o ci poniamo dei limiti, noi dobbiamo pensare partita dopo partita. Oggi abbiamo fatto una grande prestazione, abbiamo 31 punti, ci mancano 9 punti, voglio dire, per arrivare a 40, dopo i 40 incominciamo a pensare a qualcosa di più positivo. Ah, diciamo che all'inizio giocavo con Matino, oggi mi sono trovato bene con lui e quindi con Rocky ho giocato di meno insieme. Però diciamo che è sempre un cambiare, allora è per quello che fai fatica ai movimenti e non riusciamo tanto a essere costanti. Però ora su 4 partite, 3 vittorie, quindi diciamo che dobbiamo essere contenti, l'autostima deve essere alta e a prepararci bene per il derby. Bisogna capire che squadra siamo e non fare più certi errori, perché poi, come è successo col Picerno, si pagano e oggi abbiamo dovuto riprenderci dopo una brutta prestazione. Invece dovrebbe essere un 2020 per il momento bellissimo, a parte quella macchia di mercoledì. Complessivamente è il modulo che è un modulo sicuro per voi? Ma ci stiamo trovando bene, oggi c'è stata la sorpresa di Boulevardi sul regista e quindi dobbiamo avere, diciamo, la coscienza di essere sempre una squadra che deve soffrire per ottenere il risultato, perché niente in questo campionato è facile e quindi spero non ci siano più altre partite come Picerno. Il prossimo turno del campionato di Serie C vedrà la Cavese opposta alla Paganese. Il derby sarà l'anticipo della 24esima giornata e si giocherà sabato 1 febbraio allo stadio Marcello Torre di Pagani, con inizio alle ore 20:45. E tra l'altro in febbraio, dal primo all'ultimo giorno del mese, la Cavese dovrà giocare ben 6 partite di campionato. Dopo la Paganese dovrà affrontare in sequenza il Catania, l'Avellino, il Bari, il Rende nel turno infrasettimanale e poi il giorno 29 la Casertana nell'anticipo del sabato sera. Siamo ora in Serie B. La Salernitana, che ha vinto la sua seconda partita consecutiva sabato contro il Cosenza, è balzata al quarto posto dietro alla capolista Benevento, al Pordenone e al Crotone. Domenica prossima c'è Benevento-Salernitana. Potrebbe arrivare in granata qualche rinforzo. La Salernitana si ripete ed apre anche il girone di ritorno con 2 vittorie di fila. Domenica a Benevento contro la capolista incontrastata del campionato, i granata di Ventura dovranno provare ad allungare la serie positiva riscattando il passo falso interno di settembre. I granata arrivano col morale a 1000 al derby, ma prima di domenica c'è un'intera settimana quasi di mercato che, se sfruttata,
potrebbe dare un gusto ancora più intrigante alla sfida con i Sanniti. Quarta in classifica dopo 21 giornate di campionato, a soli 3 punti dal Pordenone secondo e a 2 dal Crotone terzo, peraltro due formazioni battute nel confronto diretto alla Rechi, la Salernitana ha il destino nelle sue mani. Dopo Aie e Curcio il mercato dovrà riservare innesti di qualità per rinforzare la rosa nei ruoli chiave. Con Billong e Firenze in uscita, oltre a Calombo, si potrebbero aprire margini di manovra interessanti per irrobustire difese e centrocampo, anche se non guasterebbe l'innesto di una seconda punta scaltra ed incisiva sotto porta per compiere il definitivo salto di qualità. Cresciuta sul piano caratteriale, in evoluzione costante sotto quello del gioco, questa Salernitana ha saputo superare la crisi autunnale, non nuova su questi schermi, introducendo un elemento di novità nel copione abituale, cioè proprio la reazione seguita alla disfatta di Cittadella. Dal match col Crotone in poi, infatti, la Salernitana ha sempre vinto in casa, dove ha battuto anche Pordenone e Cosenza, pareggiando ad Empoli e vincendo a Pescara, a fronte della sola sconfitta di La Spezia che ancora brucia avventura. 13 punti nelle ultime 6 gare sono un bottino considerevole, specie se si considera che è stato ottenuto sempre in costante emergenza. Ora tocca alla società colmare le lacune e rinforzare la rosa per consentire a Ventura di competere per un traguardo importante. Il tecnico non parla di mercato e non commenta la classifica, ma è chiaro che dinanzi ad acquisti di spessore non soccerebbe il muso. La tifoseria dal canto suo aspetta un segnale per poter avere quella licenza di sognare che da anni nei fatti le è stata negata. 5 giorni per non avere rimpianti e per ribadire le promesse dello scorso aprile. Ora è il momento della verità. Il telegiornale è terminato, l'informazione di RTC Quarta Rete ritorna alle prossime edizioni.